nostro direttore, Don Ciro Solopra. Cosa ne pensa, Don Ciro? San Giuseppe è passato, però. Siamo ormai al 25 di marzo. È un po' tardi, però grazie a Dio ce l'abbiamo fatta anche per quest'anno a far questo bellissimo falò per tutti quanti. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e hanno reso possibile questa serata di gioia. Ovviamente noi animatori. Vai, www.oradobosco.it. Siamo qui con il responsabile del biennio, Alessandro Stanno, l'animatore perfetto, e qui con i ragazzi Stam e Arrostine la carne. Cosa ne pensa di questa giornata? Meno male che il tempo ci ha graziato. Insomma, siamo pronti ad arrostire, abbiamo anche molta fame. È molto anche timido il ragazzo. Sì, timido, che devo dire. Lo ringraziamo. Ecco i suoi ragazzi, Nunzio e l'Annunziata, guardateli. Questi sono i suoi ragazzi, pronti per mangiare la salsiccia. Siamo qui con l'animatore di Prima Media, Marco Lassandro. Cosa ne pensi di questa giornata? Il San Giuseppe, I ragazzi, si divertono i tuoi ragazzi, giusto? Sì, si divertono, possiamo vederli festosi e baldanzosi. No, fa un po' caldo però, insomma. Eccoli, vedi, si stanno fregando il salsiccio. Insomma. Ringraziamo Marco e buon divertimento. Ciao, saluta www.oradobosco. Saluti a www.oradobosco.it. Siamo qui in sintonia con la stampa, Sant'Eramo Live, e qui anche al Gran Falò di Sant'Eramo, il falò dell'oratorio. Cosa ne pensa di questo evento? Grande falò. E anche grande il panino, guardatelo. Grande falò per grandi organizzatori. Vuole salutare www.oradobosco.it? Ciao! Con noi Don Giovanni, anche lui al falò di San Giuseppe. Cosa ne pensa di questo falò? È la prima volta, è proprio un fuoco acceso. Sì. Ha dei problemi, lo sappiamo. Vuole salutare www.oradobosco? Sì, ciao carissimo, un saluto a tutti quanti, ciao. Dopo tanti anni è tornato Don Antonio, vicino al falò di Sant'Eramo. Cosa è cambiato da allora? Non c'era ancora il falò, quindi è tutta una novità per me. È tutta una novità? Avete visto? Che novità che diamo noi?